Una tradizione, un'esperienza che si tramanda da generazione in generazione, 5 per l'esattezza, fino ad arrivare ad oggi. Una sintesi di estro, innovazione, creatività e precisione che va avanti grazie al gusto e alla ricerca estetica di Claudio Pacifici, noto artista fanese capace di realizzare accessori unici ricchi di personalità e stile inconfondibile. Claudio, il suo è un lavoro che porta avanti sin da giovanissimo? Ah, direi molto, molto giovane. Da piccolo proprio, avevo circa 12-13 anni e già stavo in negozio con mia madre che mi insegnava i primi rudimenti della gioielleria, della vendita, della clientela. Quindi sono nato quasi dentro, anche se poi continuavo a studiare e purtroppo mi hanno fatto prendere il diploma di ragioniere, che non è assolutamente per me. La sua è una tradizione di famiglia? Da quante generazioni portate avanti questo lavoro? Ecco, la mia è proprio una tradizione di famiglia. Io direi di essere la quinta generazione di gioiellieri, perché esisteva già il mio trisavolo, il mio bisnonno, mio nonno, mia madre e poi io. Tutti i gioiellieri orafi che eseguivano tutti gli oggetti a mano rigorosamente, perfetti. Addirittura mio nonno ha partecipato anche alla creazione della corona della regina Margherita di Savoia. Come nasce un gioiello? Il gioiello nasce da un'idea che nasce da un'ispirazione, che può essere nella natura, in un colore, in un fiore, in un vestito, in una donna, secondo, in uno sguardo. Nasce perché ti viene in mente di creare un gioiello con quel tipo di materiale, quel tipo di colore. E lei a che cosa si ispira? Generalmente alla moda. Vado a rivedere quelli che sono stati i grandi creatori del passato di moda, no? Perché sicuramente si sono diventati tali. Un pregio ce l'hanno avuto e lo hanno tuttora. Quindi tutto quello che fa tendenza come moda, no? Perché il gioiello deve seguire su un abito anni 50, lei deve mettere un gioiello che è anni 50. Poi c'è anche la scelta del materiale. E questa è una scelta abbastanza difficoltosa, perché il gioiello può essere di qualunque tipo di materiale, cominciare dall'oro, che per me non è necessario, ma l'argento, il bronzo, il rame, no? Il vetro, il ferro è bellissimo per creare dei gioielli, no? Guardiamo tutte le gioie dei normanni, dei popoli nordici, erano tutte queste corone di ferro con pietre preziose, smeraldi, rubini, brillanti. Ecco, questa è la scelta del materiale secondo del tipo di oggetto che si vuole realizzare. Ogni creazione è un'opera d'arte. Ogni creazione, io spero che sia un'opera d'arte, comunque sia, è una cosa unica, anche irripetibile molte volte, perché magari si trovano delle cose che poi uno non riesce più a riprodurle. Quanto tempo occorre per realizzare un gioiello? O pochissimo o tantissimo, a secondo se l'idea che nasce è fattibile in poco tempo, oppure magari ricerca di materiali o di foggio, di forme che devono essere fatte da artigiani che ti aiutano nell'eseguirlo con fogge particolari difficoltose. Sicuramente pazienza e precisione sono doti fondamentali. Questo senz'altro, pazienza è fondamentale, precisione, perché il gioiello deve essere curato nei minimi particolari, sì. C'è qualcosa che ancora non ha realizzato? Se ci penso bene direi di no. Io penso di aver realizzato tutto quello che mi piaceva, perché mi sono spostato proprio anche dal gioiello eccessivamente classico, no? Di queste cose ormai trite, ritrite, per creare un qualcosa di nuovo. No, direi che ho sempre fatto quello che mi piaceva fare.